Il sestiere di Porta Bonomini vince la 14ª edizione della Cordesca, la giostra dei bambini. La giornata finale è stata caratterizzata dalla pioggia, che ha interrotto più volte la manifestazione, conclusasi in ritardo poco prima delle 20. Alla fine festa grande per il primo palio in assoluto conquistato da Bonomini, consegnato ai vincitori dal presidente onorario e dal commissario reggente dell'Associazione Giostra Cavalleresca Mimmo Taglieri e Maurizio Antonini e dal commissario straordinario del comune di Sulmona Giuseppe Guetta. Dopo il corteo storico ad aprire l'evento allo stadio Francesco Pallozzi, gli alunni della dottrina cristiana che hanno cantato un inno preparato appositamente per la Cordesca. Subito dopo però è scesa una copiosa pioggia che ha costretto gli organizzatori a far riparare i bambini sulla tribuna del Pallozzi, ritardando l'inizio delle gare. Al primo accenno di schiarita viene intonato l'inno nazionale d'Italia che precede finalmente l'inizio delle sfide, ma successivamente riprende a piovere con i bambini che gareggiano lo stesso, fino a quando però la pioggia si rende ancora più insistente prima delle ultime due gare eliminatorie, costringendo la Cordesca ad una nuova interruzione. Dopo qualche minuto spuntano nel cielo due arcobaleni, a dimostrazione che la Cordesca di quest'anno è anche uno spettacolo della natura. È stato il segnale per ripartire e concludere l'eliminatorio. Riescono a guadagnare le semifinali Bonomini, Apasseri, Manaresca e Tomba. L'esito delle semifinali ha visto prevalere i sestieri di Porta Bonomini e Porta Manaresca. Nelle quattro sfide finali, divise tra scuole elementari e medie, si registra il netto successo di Bonomini, che le vince tutte, aggiudicandosi il palio realizzato dai bambini della scuola dell'infanzia Don Antonio Di Nello dell'Istituto Comprensivo Radice Ovidio.
portiere di Porta Chiapasseri. Il sestiere di Porta Manaresca guida la classifica provvisoria della 14ª edizione della Corresca. Oggi allo Stadio Pallozzi si sono svolte le prime sfide del torneo riservato ai bambini che, lancia alla mano, hanno percorso il circuito sul prato dello stadio per infilare gli anelli. Circa 500 i giovani che hanno animato l'evento, cominciato con il corteo storico che da Piazza Plebiscito ha attraversato Corso Video fino a raggiungere lo Stadio Pallozzi. Prima delle sfide è stato scoperto il palio, realizzato dalla Scuola dell'Infanzia Don Antonio Di Nello dell'Istituto Comprensivo Radice Ovidio di Sulmona. La Corresca ha dato avvio ufficialmente ai tornei della giostra cavalleresca. Il programma parte con la Corresca, che è una delle iniziative importanti che penso abbia soltanto la giostra di Sulmona. Io sono andato in altri posti e ho visto tante giostre belle, ma questa di Sulmona con la Corresca che incomincia ad interessare i ragazzi dai 7 anni in poi significa far entrare nella organizzazione di questa grande attività il popolo di Sulmona dal momento in cui si affaccia alla vita, ripercorrendo la storia di Sulmona. 14ª edizione della Corresca, 500 bambini che partecipano, numeri davvero importanti. Esatto, numeri veramente importanti, hai detto bene, perché coinvolgere 500 bambini ogni anno non è facile. Particolarmente voglio ringraziare i genitori, che è il compito più gravoso che stanno dietro ai loro bambini per far sì che questo evento riesca sempre ogni anno nel migliore dei modi. Un pubblico numeroso ha assistito alle gare che si sono svolte in due tranche, l'una riservata alle scuole elementari e l'altra alle medie. Al termine delle prime sfide conduce la classifica il sestiere di Porta Manaresca con 2 vittorie, 10 botte, 13 punti ed il tempo di 47:15. Per la prima volta si è verificato un ex aequo per il secondo posto, in quanto i sestieri di Porta Chiapasseri e Figli Amabili hanno terminato in perfetta parità
con una vittoria, 11 botte, 14 punti ed il tempo di 48:27. Al quarto posto il sestiere di Porta Bonomini con una vittoria, 10 botte, 13 punti ed il tempo di 45:68. Al quinto il Borgo Pacentrano con una vittoria, 9 botte, 12 punti ed il tempo di 48:94. Al sesto il Borgo della Tomba con una vittoria, 9 botte, 11 punti ed il tempo di 49:22. All'ultimo posto i detentori del titolo del Borgo San Panfilo con 0 vittorie, 10 botte, 13 punti ed il tempo di 49:06. Domani sono in programma le sfide finali, che saranno precedute sempre dal corteo storico, con partenza alle 16:30 da Piazza Plebiscito. Prendere posto nelle proprie con Micaela, con i maestri Carrozza e Mazzini, che ci fa lavoro di tutti i borghi e sestieri, che praticamente non finisce mai, ogni anno riescono a darci, e che il pubblico mi aiutasse a ringraziare con un applauso tutti i collaboratori che sono dietro ogni borgatore tutto l'anno. Tra gli appuntamenti anche importanti sarà realizzata presso Piazza Garibaldi il 12 giugno. Ora il suo ingresso in campo, il sestiere di Porta Manaresca. Thank you.
Colomini, lato Prato, il sestiere di Porta Maranesca, lato Tribuna. Thank you.
rivinceremo l'anno prossimo. Sono troppo felice, non riesco nemmeno a parlare, non ce la faccio. Com'è stata questa gara? Va bene, bene. Molto bene, forza Bonomi! Una bella soddisfazione per il borgo. Siamo a conclusione della Cordesca, quindi facciamo un bilancio di questa 14ª edizione. Ha dato un po' fastidio, anzi molto fastidio, la pioggia, però nonostante le condizioni del tempo il tutto si è svolto regolarmente, quindi alla fine grande festa per tutti. Io penso che ci sta una grande dimostrazione che ormai la pioggia segue la giostra e la giostra, nonostante la pioggia, fa tutte le iniziative. Quella di oggi è stata bellissima perché poi alla fine si è chiusa con due arcobaleni e con la possibilità anche di fare il corteo. La cosa importante che viene fuori è l'agonismo, il sano agonismo che avvicina sempre di più bambini alla giostra e sarà un modo per allevare la classe della nuova giostra che nel tempo si terrà. Gli spalti sono stati pienissimi, l'avete visti. Oggi c'è stata una presenza della città grossissima e questo ci dà una grande soddisfazione. Alla fine chi vince è osannato, ma tutti quanti gli altri devono essere considerati come fatti importanti di questa manifestazione. La bellezza di questa manifestazione è questa, che c'è agonismo, c'è sfida, ma alla fine si è tutti amici. Quindi viva la giostra cavalleresca, viva la Cordesca, viva, devo chiudere sempre, con il popolo della giostra cavalleresca.